Buongiorno a tutti da Giovanni e benvenuti sul mio canale Dall'Otto Idea. Oggi sto facendo questo video per condividere sempre con voi che ho prelevato questa piantina di noce nata da seme, che ancora qua aveva la guscia della noce, avrà all'incirca questa qua un 3-4 anni all'incirca. E niente, l'ho prelevata da un mio vicino che è nata questa qua, ovviamente so che abita qui vicino a Bosco. Sicuramente qualche animaletto, forse che è stato qualche uccello o qualche coniglio, non lo so, che l'ha presa, poi l'ha sotterrata alla speranza che la trovava in inverno quando scasseggiava di mangiare e se la mangiava. Non lo so, non si sa che animale è, e che ovviamente qui albero di noce non ce ne sono, a meno che è qualcuno che ce l'ha qui vicini. Ovviamente sono recintate, non è che, perché questo è sempre qualche cosa di qualche animale che l'ha presa, qualche uccello, forse ci è caduta, si è sotterrata e è cresciuta. Insomma, io l'ho prelevata questa qua di un mio vicino che c'è nata da sola, e lui la stava togliendo perché era vicino alla casa, perché come voi sapete la noce è un albero che può arrivare fino a 30 metri, 25 metri e può durare e può la sua vita, insomma, può arrivare fino a 100 anni. Ovviamente questa è nata da seme, e come la maggior parte dei semi nascono, non dico che nascono come la pianta madre, però riguardo alla noce fa le noci, diciamo, non c'è bisogno di innestarla, poi uno la vede fra 10 anni, 15 anni, però ora uno la mette, la fa crescere e poi decide di innestarla, la verità è che uno vuole, però le noci le fa ugualmente, poi se uno non ci piacciono le noci la può anche innestare, però ora uno la fa crescere. Allora, io questo qua sto vedendo come stava crescendo la radice, come già stava camminando in fondo. Lui la doveva, dice, siccome lui sa che mi piacciono queste cose di giardinaggio, mi ha detto se la volevo. E io stesso l'ho dovuto scavare e l'ho tolto perché era vicino alla casa. E niente, mi ha detto, e ieri l'ho preso. Si è rotto un pochettino qui la radice, un pezzo di radice, però l'ho legata e poi si salta. Come sempre si trova sotto terra e si salta. Ora io questa qua la sto andando a mettere qui a dimora perché, come ho detto poco fa, la noce è un albero, diciamo, secolare, diciamo, che può arrivare fino a 100 anni e si fa anche grande, perciò uno deve cercare un posto, visto che io ho un po' come terreno, un po' poco, che ci sono già alberi di frutta, cose, non è che lo posso mettere vicino all'albero di frutta o vicino alla casa, devo cercare un posto. Per ora non lo posso mettere a dimora perché non so dove la devo mettere, però a distanza ovviamente della casa. Io per ora la sto andando a mettere in questo vaso da 45 cm, in modo che dopo il distacco che è stata strappata dal terreno, sempre con le sue radici, la sto andando a mettere di un vaso di 45 cm che di cui la faccio crescere un anno, due anni, forse anche un anno, però la faccio fare la parata radicale e poi quando trovo all'autunno successivo, come ora diciamo che siamo all'inizio di gennaio, oggi c'è una giornata di caldo, ho sentito dire nella notizia che mi sentivo la radio, ho sentito che Catania è più calda dell'Italia, oggi mi sembra che è arrivata 20-21 gradi, oggi ne abbiamo 18 di gennaio di 2020, perciò potete constatare anche voi
che Catania ha detto che è la più calda d'Italia. E niente, ora io la vado a mettere qua, così la faccio crescere per un anno, anche 2 anni, finché quando trovo finché quando la pianta la potessi mettere anche ora a dimora, come si trova, però non so dove la devo mettere, perché come ho detto poco fa il terreno è piccolino, già ci sono alberi di frutti, perciò non so dove la devo mettere, però un bosso c'è, però non lo so di preciso dove la devo mettere, perciò io preferisco metterla per ora qua, così si fa l'apparato radicale, questa noce, e questo qua ovviamente lo posso girare, perché già era messa così per lungo, perciò già stava scendendo in profondità, ovviamente perché deve crescere la pianta, che poi dà origine queste qua, a ingrossarsi queste qua di lato, queste qua che ci sono qua. Però io non lo voglio tagliare, la voglio girare e la metto così, così qua, semicentrale. Ho messo un pochettino di terra con le foglie, sempre terra da giardino, terra comune, che ho qua io. Passiamo un pochettino. Ora vi faccio vedere un attimo. Vedere come l'ho messo qua, state vedendo, già l'ho messo così. Ho girato la radice quella lunga, un pochettino qua, ma che si crea l'apparato radicale. E poi fra un anno e mezzo, forse anche prima, andrò a mettere a dimora nel terreno. Ovviamente ora io ci metto la terra, così completo il video. Allora, ora io ci metto la terra, anche questa terra concimata, di dove l'ho estirpata, e la vado a mettere qua. Avete visto come ho fatto qua in profondità, in questo vaso più grande, ho messo questa terra che ho prelevato, in modo che la pianta ha la stessa terra di dove l'ho estirpato, un pochettino ce la dobbiamo mettere, io me la sono portato un pochettino e l'ho messo qua. Andiamo a buttare sempre della terra, questa da giardino che ho qua io, della terra comune. Andiamo a girare, andiamo a pressare un pochettino, assestare la pianta con le radici, così. Visto la pianta era fino a questa altezza dove l'ho stipata, quindi c'è la forma che era interata, diciamo, ma io ci butto sempre ancora un altro poco di terra, e ora poi quando andiamo a buttare l'acqua, un pochettino l'acqua se ne scende la terra, no? Se la stessa, diciamo. Togliamo qualche pietra. Ora andiamo a buttare l'acqua. Vabbè, ora aspettiamo che si assorba l'acqua. Nel frattempo che io ho dato l'acqua, allora una cosa che c'è da fare per una noce, o cresce per seme, o cresce per seme, quello che è, insomma, dobbiamo dare una forma alla pianta. Visto che ancora la pianta è troppo piccolina, la dobbiamo fare ingrossare e allungare un pochettino, perciò i rami questi qua li dobbiamo togliere in questo periodo, diciamo, quando la pianta è in stato di riposo, che è chiusa, come oggi che noi abbiamo 8 di gennaio del 2020. Ora, come potete vedere qua, la pianta è tutta senza rami, la pianta la dobbiamo fare crescere finché quando arriva all'incirca
io la lascio qua, poi ovviamente quando sarei messa a dimora può arrivare sempre all'altezza quella, ma sempre dico sempre all'incirca un metro e venti, che poi andiamo a capitozzare e dare la forma alla pianta, alla noce, diciamo, a creare le branche, diciamo, i rami principali. Così e poi andiamo a formare la pianta della noce. Per ora dobbiamo farla ingrossare e tagliare i rami, finché quando arriva a una certa altezza, che poi andiamo a capitozzare, mettiamo che questo qua è un metro e venti, un metro e trenta, quello che sia. Poi come ora, nel periodo di riposo, diciamo, come ora, in inverno, diciamo, questo gennaio, febbraio, andiamo a tagliare la punta della pianta che è un metro e venti, e poi di qua in primavera cominciano a nascere i rami, che sarebbero i rami quelli principali, i primari, diciamo, le branche, diciamo, e si forma poi a pianta, diciamo, a pianta della noce, alla forma della noce, diciamo, come tutte le piante di frutto, quello che sia. Bisogna capitozzare per dare spazio poi alle branche che crescono. Va bene, questa è stata potata, già la pianta è messa così a dimora, ora gli do un altro pochettino di acqua. Ho messa a dimora così, ora io la lascio stare, la metto di un posto dove ci batte anche, però no, la lascio stare così perché si deve un pochettino riprendere la pianta. Poi la posso mettere anche poi un pochettino là dove ci batte il sole, però la metto anche un pochettino all'ombra, diciamo che il sole ci va un pochettino poco. E niente, poi quando sarà il momento farò un video che la metto direttamente a dimora. E niente, penso che ho spiegato tutto. Questa pianta mi è stata regalata da un mio vicino che ci è nata sola da una noce sicuramente conservata di qualche animale, di qualche uccello, non lo so, qualche... insomma, qualsiasi, forse anche un roditore, chi lo sa. E niente, lui la doveva strappare e mi ha detto a me se la volevo. Io ci sono andato, questo qua ho scavato e l'ho tirata, senza rompere le radici, senza niente. Ho scavato una buca così, come potete vedere voi, dalla radice, per non danneggiare le radici della pianta. E ora la sto andando a mettere qua. Ripeto, le noci le fa, non c'è bisogno di innesto. Poi se uno la varietà non ci piace, la può anche innestare, quando sarà il momento. Prima bisogna crescere la pianta. Prima bisogna aspettare che cresce la pianta. Bisogna aspettare che frutto fa e poi decidete di innestarla alla noce che volete. Ovviamente qui ci troviamo sempre a casa mia, a Pedara, provincia di Catania, Sicilia. E qui ci sono anche belle noci di alcuni vicini che hanno alcuni alberi anche da 50 anni, qui sopra anche c'è un bellissimo albero di noce. Insomma, la maggior parte qui ce l'hanno quasi tutti gli alberi, l'albero di noce. Con questo video concludo, spero che questo video vi sia piaciuto, che ho messo a dimora questa pianta di noce nata da seme. E niente, se il video vi piace mettete mi piace, condividete, commentate. Qui la pianta la state vedendo, a più presto vi risponderò. Un saluto a tutti da Giovanni e da Lottitea. Ciao, al prossimo video, ciao.